Un altro metodo interessante e utile da utilizzare, specialmente nelle prove, è il render region, questo, dove io posso selezionare soltanto una porzione del rendering ed ecco che il mio rendering viene calcolato solo all'interno di essa. Allora, intanto vado a mettermi in una posizione che mi soddisfi. Ecco che io adesso vado a modificare questo particolare della luce, ho impostato il render region, in più vado a bloccare la vista della camera, quindi io posso muovermi tranquillamente e cambiare il punto di vista. Vedete che l'immagine invece nella finestra di render rimane fissa, anche il region rimane fisso, e quindi posso andare a posizionare come voglio il mio materiale, i miei oggetti, e vedrete che cambierà soltanto il rendering, non il punto di vista. Quindi vado a cliccare sul bulbo della lampadina. A questo punto potrei continuare in due modi. Io adesso ve li faccio vedere tutti e due per accendere la lampadina. Sono abbastanza veloci entrambi, cioè come velocità in realtà sono leggermente differenti, ma cambia poco. Come qualità invece è meglio usare il secondo metodo. Il primo metodo è quello classico, cioè quello di rendere il bulbo fisico un materiale emissivo. Quindi io vado nella mia material list, in fondo c'è Add Material, aggiungi material, eccolo qui. Io non vado a prendere un generic come sono tutti gli altri, ma vado su un emissivo e posso anche chiamarlo, come di solito faccio, Lux. Ok, poi vado a selezionare la sfera, tasto destro su Lux, apri material to selection. Ed ecco che la mia lampadina già si è accesa un po'. Teniamo conto che il mio rendering è in diurno, è settato in maniera diurna. Nelle impostazioni del materiale emissivo, appunto, io ho il mio canale emissivo, dove posso aumentare o cambiare il colore, ovviamente, l'intensità e l'emissività. Vedete che più aumento, più il mio materiale, cioè la mia lampadina, diventa incandescente, quindi anche più luminosa. Come valore ho massimo 10.000, ma in realtà questa già mi basta. Facciamo anche 5. Poi, volendo, se voglio trasformare la lampadina in una luce un po' più calda, vedete, ho cliccato sul quadratino del colore e vado a impostare un giallino magari sull'arancione rosso appena appena accennato. Magari mi metto anche in alto, che è più saturato. Ecco, vedete che la lampadina, visto che è molto intensa, a 5 di intensità, non diventerà una lampadina gialla, ma produrrà una luce radiante più gialla. Vedete che se io faccio, appunto, questa invece è l'intensità della colorazione della lampadina, ecco che se sono poco intenso avrò il colore più simile a quello impostato, più aumento l'intensità del colore, più vado sul giallo, ma la radiosità della luce appunto mantiene questa colorazione. Oppure il secondo metodo, che è più consono, o possiamo dire è un pelo più lento a calcolare, ma con dei risultati più realistici, e cioè usare, come dicevo prima, la Sphere Light, cioè la versione della Rectangular Light, che adesso si chiama Plane Light, in versione sferica. Quindi vado semplicemente a selezionare la mia luce e a posizionarla qui sulla sfera fisica. Poi, dopo il primo click, posso aumentare, vedete, esagerato, posso aumentare il raggio della sfera. Io adesso la faccio più esterna, poi mi metto anche in un punto di vista più consono, tipo in frontale, per andare a posizionare l'altezza della mia sphere light. Sposto di 0,3, voilà.
Ok, la mia sphere light, essendo una luce, si è posizionata nella lista delle luci. Ecco che qui si comporta, ha dei parametri diversi ovviamente dalla sunlight. Quindi ho anche qui la mia intensità che passa da un minimo di meno 1 fino a un numero massimo che non riesco a calcolare da quanti zeri ha. Comunque sarà tipo 10 milioni, 10 miliardi. Comunque io posso andare ad aumentare ovviamente l'intensità quanto più mi piace. Questa è l'unità di misura default scalare, vedete? Quella di default è un'unità di misura generica, non ha corrispettivi nella realtà, ma volendo io posso cambiare l'unità di misura, andare a mettere, che ne so, i watt. Quindi conosciamo molto meglio il wattaggio, ed ecco che 30 si trasformano in 30 watt, che è un fattore più riconoscibile. 100 watt, come le vecchie lampadine a incandescenza, è che comincia a fare un po' più di luce. Come vedete, tutti questi effetti di riflessioni particolari sul cappello fatto di vetro, di policarbonato dell'abat-jour, prima col materiale emissivo, col semplice materiale emissivo, non saltavano fuori. Quindi in questo caso abbiamo la prima verifica del fatto che sia meglio utilizzare la luce effettiva sferica, la luce fisica sferica, piuttosto che il materiale emissivo. Ecco che adesso andiamo a vedere la differenza che c'è tra la luce, tra la sola luce reale della sphere light e la sola luce del materiale emissivo. Vi faccio notare che io ho ogni tipo di luce può essere spenta e accesa, proprio come un interruttore. Quindi io, selezionando la luce, avrò l'interruttore qua, acceso e spento, anzi viceversa, spento e acceso. Ma posso anche utilizzarlo più velocemente da qui, quindi cliccando sull'icona, ecco che si spegne, infatti anche qua il selettore si spegne, oppure riaccendo. Questo è molto importante, anche sul sole possiamo ottenere effettivamente velocissimamente un effetto, diciamo così, tipo notturno, ma poi vedremo che ci sono altri parametri da utilizzare, e riaccendo il sole. Invece per spegnere il materiale emissivo, allora per farlo vedere, intanto il materiale emissivo è più piccolo della sphere light, quindi devo spegnere la sphere light, infatti vediamo il bulbo originale. Ecco che devo andare sul materiale lux, e non c'è in questo caso un acceso o spento. Posso semplicemente mettere l'intensità a zero. Ecco che con l'intensità a zero ho il mio bulbo nero. Vado a riaccendere la mia sphere light, che essendo più grossa si va a inglobare la lampadina nera, e questo qua è soltanto l'effetto. Volevo farvi vedere che se io tornassi sul materiale con la sphere light accesa e riportassi l'intensità del materiale emissivo a 5, ecco che il render non cambia praticamente di niente, diventa un pochettino più luminoso all'interno della campana, ma riflessioni sul tavolo o anche sulla sedia non ce ne sono. Quindi anche qui, diciamo così, ho dimostrato nei due metodi che conviene usare sempre la sphere light. Diciamo che il materiale emissivo è per fare dei render molto veloci, per velocizzare i tempi e star lì non, e utilizzare le geometrie presenti, come le sfere già presenti, piuttosto che andarne a posizionare delle altre con appunto altre luci fisiche.